siamo a Betlemme, presso una famiglia araba molto gentile e ospitale, che ci farà vedere una ricetta tradizionale palestinese. Il piatto si chiama Sfiha. Sfiha. E adesso vediamo gli ingredienti con cui verrà preparato. Baghdounes. Usiamo del prezzemolo. Pandora. Pomodori. Filfil hello. Peperoni verdi. Passan. La cipolla. Fitome chiamano. Fitome. Tome. Dell'aglio, sì. E dei peperoni piccanti. Nahma. Abbiamo della carne, del macinato, che è già stata cotta in precedenza. E poi, sì, e poi abbiamo delle spezie. Shatta. Peperoncino piccante. Sumac. Sumac. Meleh. Sale. Bhar makhlut. È un misto di spezie. Kamun. E cumino. Margarina. E poi ci serve della margherina. Menkatta al-khudra ma' ba'd al-ba'd, menkhlutum ma' ba'd. Vediamo che viene tagliato del prezzemolo e dei pomodori che vengono messi nel frullatore. Aggiungiamo l'aglio, la cipolla. Ecco, come vediamo, stiamo tritando i pomodori, il prezzemolo, la cipolla, l'aglio e il peperoncino piccante. Un po' per volta stiamo mettendo tutte queste cose nel frullatore e in modo da ottenere una salsina che verrà mescolata con la carne. هلا بنبلش احنا نحط في الملح والبهارات الموجودة عندنا معلقة معلقتين سالة كمون un cucchiaio di cumino بهار مخلوط sì, aggiungiamo anche un cucchiaio di questo misto di spezie sumac e aggiungiamo il famoso sumac shatta quello un po' di peperoncino piccante diciamo mentre voilà imburra le teglie. La signora Jeanette sale ad accendere il forno. Nel pomeriggio è stato preparato questo impasto, che è una specie di pane o è come la pasta della pizza per noi. Facciamo delle palline con la pasta. Adesso le palline che abbiamo fatto verranno schiacciate. Vediamo che si comincia a mettere il ripieno su queste focaccine che abbiamo preparato con una pasta appunto simile a quella della pizza. Come vedete le pizzette sono state messe in questo forno, molto comodo, portatile, si può muovere in giro per la casa, e resteranno qui appunto 5 minuti a cuocere. Gli sfiha vengono consumati generalmente con un contorno di pomodori, da bere insieme agli sfiha possiamo usare l'arak, che è un liquore tipico palestinese, che ha un sapore di anice. Ora è il momento di togliere gli sfiha dal forno. Ecco. Adesso assaggiamo. Buonissimo.